Ciao a tutti, non so se mi sentite bene così. Si sente l'audio? Allora, volevo capire da chi era in linea se si sentiva bene, insomma, l'audio, perché vorrei commentare con voi un dato, alcuni dati. Li ha trasmessi il blog di Beppe Grillo, rilanciando uno studio e dei dati dell'Istat, e che riguardano in maniera molto tragica, e questa cosa mi fa profondamente incazzare, ma allo stesso tempo mi dà la forza, insomma, di mettere sempre più energie in quello che faccio. I dati riguardano infatti l'emigrazione. Quelle migliaia di persone, di italiani che abbandonano il nostro paese. Purtroppo, le persone che vanno via dal nostro paese sono per lo più dei giovani, e tra l'altro sono dei giovani plurititolati, quindi sicuramente persone molto in gamba, che avrebbero potuto dare tantissimo e moltissimo al nostro paese. Il dato è questo: sono 250.000 italiani che se ne vanno dall'Italia. Prediligono ovviamente mete europee come la Germania, come la Gran Bretagna, ma ormai vanno anche oltre oceano. E se vanno, ne vanno sempre di più i giovani che hanno un livello di istruzione superiore. Questo fa molta rabbia, fa molta rabbia, perché poi nella retorica, nei monologhi della TV sentiamo sempre riecheggiare questo incitamento finto e ipocrita, ovviamente, ai giovani a rimanere, a restare, però a non lamentarsi troppo. Questa di oggi è la società dell'omologazione del pensiero, dove se fai qualche ragionamento un po' più articolato, se capiscono che insomma, sei una persona intelligente, che vale, non sempre ti è data la possibilità di andare avanti. Ti ostacolano, vieni invidiato, a volte umiliato, fino a quando non decidi di andare via, come, ripeto, 250.000 italiani che sono andati via dall'Italia. E ripeto che quando queste persone vanno via, non se ne vanno soltanto come se già non fosse abbastanza la loro, diciamo, individualità, il loro percorso, la loro competenza. Si sfaldano anche le famiglie, il tessuto sociale delle comunità. Voi lo sapete, io vengo dalla Calabria, una terra che è davvero martoriata, dilaniata da questa piaga dell'emigrazione, un'emigrazione che ha sfaldato le famiglie, che ha interrotto tanti rapporti, tante relazioni. E in questo vedo che ci sono anche diverse persone della Calabria che mi salutano, li saluto e grazie per l'attenzione. In questa società tutto ha un prezzo, ha tutto un prezzo, tutto viene diciamo valorizzato in base ai soldi, all'utilità finanziaria, ad un ritorno economico presunto tale. E quindi siamo anche noi tante volte portati a vivere la nostra vita basandola solo su questo elemento. Allora, per chi ancora insomma, ha bisogno, ma anche giustamente, di quantificare in termini economici l'emigrazione italiana, e questo lo dico soprattutto ai soliti politicanti italiani, visto che siete voi, come al solito, ad imporre
imporci la burocrazia europea, ci avete tolto la sovranità monetaria ed economica di fatto, visto che tutto lo calcolate in base ai soldi, alle risorse finanziarie, calcolate questo, cioè calcolate che lo Stato italiano, ogni volta che va via dall'Italia un diplomato, perde i suoi 90.000 euro di investimento. Lo Stato italiano, ogni volta che un laureato, che sia di una laureato di una laurea triennale o magistrale, abbandona l'Italia, perde 158.000 o 170.000 euro. Quindi io questo lo dico a tutta quella classe becera politica che ci ha imposto il fiscal compact e poi il pareggio di bilancio dentro la Costituzione, a quelli che tutto si fa in base ai soldi, perché non conteggiate la perdita di risorse, di economie, di valore che abbiamo già perso con questi 250.000 italiani che sono andati via dal nostro paese. Vedete, io sono sempre stata molto sensibile a questo argomento dell'emigrazione, intanto perché come donna del sud ho visto tanti amici, tanti parenti andare via dal nostro paese. Quindi noi del sud viviamo particolarmente come un trauma questo doversi allontanare dalla propria terra di origine perché non si hanno opportunità. Perché se non hai una rete salda, un percorso sano, ti puoi ritrovare facilmente ad essere manovalanza dell''ndrangheta. E quella che ha definitivamente ad oggi ucciso le speranze, i sogni, le utopie di tanti giovani, di tanti italiani, è sicuramente quell''ndrangheta di palazzo, quell''ndrangheta dei colletti bianchi che ha ridotto il nostro sud, ovviamente. Svendendosi a logiche spartitorie e clientelari, ha ridotto insomma le nostre regioni alla bruttezza, al deserto, alla fame, all'emigrazione, perché in una sola parola ci sono tutte queste tragedie dietro. Sarebbe bello poter e volere emigrare per scelta, per volontà di ampliare le proprie visioni, di fare percorsi di lavorativi, di studio e poi decidere di poter tornare nella propria terra d'origine, perché non a tutti gli italiani è consentito poter tornare nella terra d'origine e vivere dove si è nati. E questo è un altro dei tanti diritti che ci è stato tolto al sud, e anche appunto quei pochi, diciamo che un'altra cosa che impone ovviamente, come dire, una cappa culturale addosso è proprio quella politica becera che ci ha condotto in quelle strettoie che sono le dinamiche clientelari dello scambio del voto. Voi lo sapete, noi del Movimento 5 Stelle, specialmente in campagna elettorale, abbiamo cercato di far capire qual è il legame fra il voto e la povertà, il disagio economico, le difficoltà che vivono le famiglie, perché molti ancora pensano che la politica non sia anche e soprattutto l'artefice dei loro problemi. È che non basta non andare a votare e dimenticarsi di esercitare il proprio voto per eliminare i politicanti. Voi in quel modo vi state vietando appunto la partecipazione e soprattutto l'impegno e il contributo che ciascun cittadino deve dare per far progredire la propria comunità. Aggiungo, nei nostri luoghi far anche emancipare i territori da certe situazioni appunto che ci hanno assolutamente impoverito. E infatti noi siamo assolutamente rimasti indietro di decenni a causa di questa
di una politica becera che è stata più volte muta, sorda, cieca alle grida, non solo dell'aiuto dei cittadini più deboli, più umili, ma anche semplicemente di quella parte più bella, più gioiosa, sulla quale investire. Parlo dei cosiddetti giovani. Allora, ripeto, dico cosiddetti giovani perché li sento e mi sono sempre sentita nominare impropriamente da certa classe politica che poi di fatto non faceva nulla per aiutarci oppure addirittura si impegnava a scalzare tutte le buone energie che avevano inventiva e voglia di combattere. E io oggi penso che con tutti i difetti che può avere il Movimento 5 Stelle, le difficoltà che ha incontrato e che ha superato, io direi che noi possiamo rappresentare quelle persone che hanno ancora voglia di lottare nel loro paese. E noi non so se riusciremo, perché non so quanto tempo avremo a disposizione a ricreare abbastanza un circolo virtuoso da far tornare indietro quelle persone che stanno creando valore ed economia negli altri paesi europei. Però sono sicura che noi già con l'azione che stiamo facendo stiamo scardinando certe logiche che prima sembravano immobili ed inamovibili. Vedete, oggi eravamo in aula, abbiamo fatto anche un'azione un po' mediatica, forte, per far sapere a tutti che si stavano regalando 17 miliardi di euro di soldi, appunto di risorse italiane per salvare l'ennesima banca e le ennesime banche alle quali il nostro paese ha consegnato spesso tutto, risorse, leggi di vantaggio, impunità, perché il nostro Stato ha fatto tutto questo e l'ha fatto tuttora oggi. E ha avvantaggiato quindi loschi banchieri che davvero hanno ipotecato il nostro futuro, quello delle nuove generazioni, perché ormai io penso che non possiamo nemmeno più tanto pensare solo al nostro di futuro, dobbiamo già pensare di non rovinare quello delle generazioni future. Non so se siamo ancora in tempo, ma io credo che la società e le comunità con la giusta dose di consapevolezza possono e potranno davvero sovvertire alcune dinamiche che sembrerebbero invece non potersi scostare mai da questo equilibrio, da questo pantano in cui ci siamo infilati. Perché l'emigrazione, che sono i dati appunto che potete leggere poi al link che vi invio qui su, di questi 250.000 italiani che vanno via dall'Italia, queste sono perdite in termini di ricchezze, di valori, di possibilità. Noi stiamo dicendo definitivamente che nel nostro paese non si può vivere in maniera dignitosa, l'abbiamo detto più volte, ecco perché noi vogliamo inserire il reddito di cittadinanza, noi vogliamo davvero garantire il diritto universale alla salute, perché ad oggi la politica ci ha consegnato un sistema pubblico devastato e inefficiente, un sistema sanitario nazionale morente che mortifica tutti, i medici, gli infermieri e soprattutto i pazienti. Noi siamo in un territorio inquinato, devastato ed in queste ore dobbiamo essere tutti quanti vicini a quei territori. Oggi penso moltissimo alla Sicilia, ma anche alla mia stessa regione, la Calabria, la Campania, tutte quelle regioni che oggi sono devastate dagli incendi. Noi avevamo avvertito il governo che non bisognava smantellare il corpo forestale dello Stato, che erano quelli che poi si occupavano
appunto di gestire queste emergenze. Quindi noi oggi siamo costretti a ricostruire tutto. Vi ricordate quando noi dicevamo quello slogan? E poteva sembrare semplicistico, cambiamo tutto. Noi dobbiamo per forza cambiare tutto perché giovedì 13, appunto questa settimana, alla Camera dei Deputati, terrò insieme al filosofo Marco Guzzi, al mio collega e amico Roberto Fico, questo seminario di filosofia e ne faremo anche altri a settembre. Parleremo del potere delle idee, della politica della bellezza. Noi dobbiamo immaginarci un mondo nuovo e anche un nuovo modo di vivere in questa società ipertecnologica, innovativa, che ci dà tante opportunità, però tutto deve ripartire dalle relazioni sociali e personali. Noi dobbiamo imparare a rispettarci, dobbiamo imparare a conoscerci, perché fondamentalmente non riusciamo a comunicare. Le nostre parole spesso non ci aiutano spesso, non riusciamo sempre ad entrare in empatia con l'altro o solo attraverso le parole. Noi dobbiamo quindi davvero volerci bene. Potrebbe sembrare una banalità, ma non è il volemose bene nel senso dell'essere disinvolti e fare finta che va tutto bene, oppure come si dice nella mia regione, che è tutto a posto. Non è tutto a posto per nulla, perché tutto è in movimento, tutto cambia e noi dobbiamo essere pronti a tutte le sfide. Quindi noi con il Movimento 5 Stelle e con tutte le energie buone di questo paese dobbiamo ricucire quello strappo che c'è fra giovani e gli anziani, insomma, gli uomini e le donne della terza età, perché l'emigrazione sta creando definitivamente questo scollamento fra le generazioni. Voi lo sapete che io ho avviato anche questo tour che ho chiamato Ascolto Tour. Vado in zone veramente meravigliose, ma a volte abbandonate della Calabria. Spesso incontro appunto chi è rimasto in questi luoghi, chi per varie vicissitudini ha lasciato le sue radici in Calabria, oppure perché è rientrato dopo una vita di sacrificio e di lavoro e decide di insomma di vivere l'ultima una fase della propria vita insomma in maniera più tranquilla o comunque vicino davvero alle terre di origine. Quindi che cosa dire? Tanto grazie per avermi seguito, per aver anche un po' ascoltato questo mio ragionamento. Non voglio dire che è uno sfogo, perché sì, è vero, queste cose mi fanno profondamente incazzare, intristire, perché non voglio rassegnarmi, né tantomeno voglio che lo facciano le persone attorno a me, perché non posso ascoltare le persone che dicono che non cambierà mai niente. La nostra vita, la nostra persona ha valore, ha un valore incommensurabile. Ecco perché noi dobbiamo essere coscienti delle nostre ricchezze, non solo quelle ambientali e paesaggistiche, perché viviamo in un posto meraviglioso, ma anche le nostre ricchezze interiori. Io voglio dire anche con grande convinzione a tutti quelli che mi seguono, che mi hanno seguito in questi anni, di essere sereni su un punto, che l'opportunismo non paga. L'opportunismo non paga, paga essere persone serie, anche con difetti, diciamo, tutte le articolazioni del carattere e della sensibilità, però davvero essere il più possibile leali, specialmente con l'altro, perché quando diciamo che il Movimento 5 Stelle è una rete di persone, è una rete che serve a diffondere idee, competenze e anche appunto buone pratiche per migliorare il luogo in cui si vive bene, questa rete è fatta di persone, fatta di relazioni. Quindi cominciamo attorno a noi a crearla
questa rete, semplicemente quello che facciamo. Vi saluto e insomma, forza, forza e coraggio, seppelliamo insomma questa droga del protagonismo e dell'individualismo che purtroppo anche questi social stanno alimentando in negativo. Quindi cerchiamo di utilizzare tutti gli strumenti, soprattutto quelli tecnologici, per diffondere pensieri, idee e anche che magari non conoscevamo, che però ci danno un altro punto di vista, un punto di vista che ci aiuta a capire che strada stiamo percorrendo. Quindi grazie a tutti e buonanotte. Ciao.